Il corso di laurea magistrale in arti, patrimoni e mercati si snoda su due livelli. Da un lato cerchiamo di offrire un ventaglio molto ampio ma puntuale sulle professioni del mondo dell'arte, concentrandoci in modo particolare da un lato sullo studio delle storie dell'arte, dall'altro lato sulle esperienze delle case d'asta, della divulgazione artistica in televisione, dell'allestimento, delle strategie di marketing e di management legate al mondo dell'arte. L'altro aspetto per noi assolutamente fondamentale è trasformare queste conoscenze in un progetto operativo. IULM ha un rapporto consolidato con la Triennale di Milano che ha portato alla realizzazione di diverse mostre ideate, curate, seguite e comunicate dai nostri studenti. La prima è stata di qualche anno fa legata alla graphic novel e all'opera di Igort, cui sono seguite le mostre su Claudio Abbate, Aurelio Amendola, Gregorio Botta e quest'anno una mostra che è un po' il compimento nell'ambito della 21ª triennale dedicata al videogame come opera d'arte. La laurea magistrale da quest'anno è integrata da nuovi accordi. Un accordo con RaiCom per l'ideazione di progetti televisivi legati all'arte, un accordo con la Fondazione Sandretto Re Baudengo e infine un accordo con la Fondazione Città dell'Arte Michelangelo Pistoletto. Sono tutte occasioni straordinariamente feconde che consentono ai nostri studenti già di misurarsi con esperienze concrete. È probabilmente un unicum in questo la nostra laurea magistrale perché consente ai nostri studenti già di operare come dei veri e propri professionisti.